Il dolore per la perdita di Federica è il dolore di tutti, così padre Emanuele nell'omelia per il funerale di Federica Canneti, che ha perso la vita in un incidente stradale venerdì scorso lungo la regionale 71. Troppo piccola la chiesa della Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino per contenere tutti coloro che oggi volevano dire addio a Federica. L'amministrazione comunale ha deciso per il blocco del traffico per consentire l'afflusso delle persone alla chiesa e il successivo corteo funebre. L'incidente che l'ha strappata all'affetto di familiari, amici e colleghi è accaduto nel tratto della regionale 71 che attraversa l'abitato di Vitiano. Un amico che era in auto con Federica e un 37enne che guidava un'altra auto coinvolta hanno riportato gravi ferite, ma non sarebbero più in pericolo di vita. Una tragedia che non si può spiegare, ha detto padre Emanuele, e che però è di tutti noi. Ma il dolore per il distacco deve trasformarsi in speranza e amore. Definitivamente ciò che mi ha messo un po' di più di pace è aver saputo che gli amici hanno avviato la raccolta di fondi per l'Africa, di materiale ostetrico. Federica stava studiando all'Università di Siena per diventare ostetrica. Era anche una sportiva e una ragazza attiva nel quartiere di Porta Fiorentina. Tante le bandiere oggi presenti, anche insieme allo stendardo, un messaggio da parte del presidente. Oggi ha detto: abbiamo perso tutti una figlia. Straziante il messaggio della sorella Alessandra: non ci credo, ha detto tra le lacrime, che sia capitato proprio a te, che volevi fare l'ostetrica perché amavi la vita più di ogni altra cosa. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo come d'obbligo in questi casi per omicidio colposo.